È stata un disastro questa trasferta del Monza a Empoli, una debacle sotto tutti i punti di vista. Sta finendo in questi minuti, ma c'è ben poco da commentare anche di questo finale di partita. Per 3-0, l'Empoli torna alla vittoria, se non vado errato, prima vittoria casalinga della stagione dell'Empoli, e succede esattamente come l'anno scorso, per la prima volta contro il Monza di Palladino, che l'anno scorso perse al Castellani di Empoli, fu la prima sconfitta sotto la gestione di Palladino, quindi se vogliamo c'è anche un po' di maledizione forse in questo campo, però lasciando perdere insomma la scaramanzia e le maledizioni, oggi il Monza di fatto non è mai sceso in campo, ha continuato quella che era la prestazione veramente sottotono che abbiamo visto in casa contro l'Inter, con la differenza piccola, piccolissima, che oggi Monza non aveva di fronte l'Inter, aveva di fronte Empoli, che è vero, aveva appena cambiato guida tecnica. Sappiamo che Nicola è un allenatore molto grintoso, che porta probabilmente i risultati nell'immediato. È arrivato da qualche giorno e la faccia dell'Empoli è sicuramente cambiata. Quella che non è cambiata è però la faccia del Monza, che di fatto sembrava avere di fronte una Inter qualsiasi oggi. Non c'è stata grande differenza anche a livello di atteggiamento, di testa, rispetto a una settimana fa. Tripletta di Zurkowski, che è arrivato tra l'altro qualche settimana fa proprio ad Empoli, grande prestazione anche di Cherry, ultimo acquisto arrivato in Toscana, ed è un pomeriggio dal quale veramente fatico. Sapete che in queste post partite io cerco sempre di trovare qualcosa di positivo da portare a casa, perlomeno. Oggi fatico veramente tanto perché il Monza di fatto nel primo tempo non è stato minimamente pericoloso là davanti. Ricordo solo un tiro di Dani Mota praticamente fuori dallo stadio, Gagliardini sì, un mezzo tiro che è finito alto sopra la traversa. Nel secondo tempo sembrava esserci stata forse quella reazione per qualche secondo, per qualche istante, dopodiché basta, un Monza che ha giocato praticamente quasi tutto il secondo tempo sul risultato di 2-0 e che non è stata capace di creare. Questo è il grosso problema, secondo me, della giornata di oggi. I problemi del Monza io credo siano maggiormente in attacco, ma non sono solo lì, perché nascono dalla difesa, da un Armando Izzo che secondo me non può ancora essere il titolare di questo Monza per la condizione in cui si trova in questo momento. Io credo che tu non ti puoi privare di un D'Ambrosio, che comunque anche quando il Monza gioca male è uno di quelli che ti tiene in piedi la baracca. Continuano a centrocampo, oggi sono proseguiti a centrocampo perché Gagliardini è stato a mio avviso uno dei peggiori in campo. Sono soprattutto sulle fasce, perché secondo me né Kyriakopoulos né Pedro Pereira, benché meno Birindelli o il Ciurria di quest'anno, possono competere perlomeno per quello che era il gioco espresso dal Monza dell'anno scorso. Non sto dicendo che non siano da Serie A, ci sarebbe da discutere probabilmente anche lì, però non credo, ecco, si possano minimamente avvicinare a quello a cui eravamo abituati l'anno scorso. E poi ovviamente là davanti non devo starlo io neanche qui a dire, Palladino ha voluto dare fiducia a Lorenzo Colombo dicendo che era l'acquisto di gennaio, il vero acquisto di gennaio, probabilmente perché non arriverà nessun altro là davanti. Però di fatto oggi questa fiducia non è stata affatto ripagata, finisce tra l'altro in questo istante 3-0 a favore dell'Empoli al Castellani, e insomma questa è stata la genesi della partita, della disfatta di oggi ad Empoli, in cui probabilmente il Monza tocca il suo punto più basso del suo percorso in Serie A, paragonabile forse al 3-0 di Salerno dell'anno scorso, però. E concludo, niente drammi. Niente drammi perché comunque la classifica del Monza non è un disastro come la partita di oggi, è una classifica che comunque sorride e ripeto, oggi più difficile degli altri giorni trovare qualcosa di positivo e vedere il bicchiere mezzo pieno, ma mi raccomando, cerchiamo di mantenere una certa dignità. Ecco, mettiamola così. Ragazzi, opinione a caldo nei commenti, ovviamente costruttiva. Come sapete fare, e me lo auguro, ci vediamo al prossimo post partita, sperando sia un po' più felice col sorriso in bocca.